a tutti, benvenuti a questa che è la prima serata strettamente culturale dell'estate sanvitese. Abbiamo avuto altri eventi nel frattempo per bambini, enogastronomici, insomma di vario genere, ma è la prima serata dedicata alla cultura nel senso tradizionale del termine, soprattutto dedicata ai libri. Avremo tante presentazioni di libri quest'estate, molte in questo spazio, altre al Teatro Due Pini, e ci fa piacere insomma cominciare con questo libro, che è una raccolta di racconti inconsolabili curata da Miriam Pastorino, e con due racconti di Dionisio di Francesco Antonio, che è un figlio di questa nostra cittadina. E detto questo, ricordo soltanto che già venerdì avremo un secondo appuntamento nel patio del municipio con una serata di poesie di Rolando D'Alonso, intitolata Mane, quindi ci saranno le poesie di Rolando ma anche la musica, quindi ci vedremo invece in quell'altro spazio. Detto questo, io chiamerei per un saluto l'editore Marco Solfanelli per poi dare la parola al professor Vito Moretti. Sì, grazie. Grazie, buonasera. Ringrazio. No, non faccio danni, su. Ringrazio Sandro De Nobile e l'amministrazione, che continuano imperterriti nel proporre attività culturali. Ne abbiamo fatte, siamo stati ospiti in parecchie presentazioni che sono state fatte durante l'inverno, adesso anche l'estate è un bel periodo perché si possono incontrare tantissimi amici, e poi è bello stare all'aria aperta, soprattutto quando la sera è clemente come lo è questa sera. E è una bella occasione per parlare di libri, per parlare di cultura, per parlare delle cose che ci possono appassionare, perché tante sono le storie che abbiamo voglia di ascoltare. Abbiamo la nostra terra d'Abruzzo, ma se invito anche a tanti scrittori, tante belle voci, tanti poeti, e quindi è bello che questa occasione sia partecipata. Abbiamo tanti amici da ricordare, e quindi questo è uno dei momenti particolari. Quindi ringrazio ancora, mi sento un ospite privilegiato, vengo sempre qui molto volentieri, anche grazie all'amicizia di Vito Moretti, perché la sua casa è sempre ospitale e quindi c'è sempre occasione di festeggiare. Ringrazio Dionisio e Miriam di aver approfittato di questo breve soggiorno a San Vito per presentare questo libro, che loro hanno presentato in molte parti del nord Italia, e quindi era giusto fare anche qualche presentazione qui. È un libro anche coinvolgente, ha più voci, però insomma di queste cose poi ne parleranno loro. Io vi auguro un buon ascolto e un buon divertimento. Ecco, grazie. Beh, io appunto vi devo ringraziare prima di entrare in argomento. Devo ringraziarvi per essere qui, poi siete tutte belle persone, visi che conosco, i nomi non li ricordo, ne potrei, salvo Mario, ma altri nomi non ricordo, però insomma siete tutte persone care e belle, dentro e fuori, che è una cosa importante. Poi parleremo adesso, intanto vi invito da adesso alla presentazione del mio ultimo libro, Gli anni venuti, che faremo ai Due Pini qui, insomma il 1° agosto, quindi sarà poi una serata molto interessante per vedere un po' come ha agito la cultura internazionale su alcuni aspetti della mia scrittura come fatto generazionale. Detto questo, chiuso la parentesi e possiamo
avviare il nostro discorso. Sarà una cosa estremamente interessante e dico subito intanto che insomma hanno fatto un bel lavoro sia Miriam Pastorino, che compare come la curatrice del volume. Il volume è una raccolta di racconti e adesso vedremo anche il ruolo importante che la cultura del Novecento già attribuito al racconto, al genere letterario del racconto, e che ancora oggi continua ad avere un ruolo importante, un ruolo non tanto di evasione. Il racconto è un genere letterario naturalmente che addensa la fantasia e quindi permette poi tutte le forme dell'invenzione letteraria, il dramma, l'amore, la politica e così via. Però ecco, la fortuna, ve lo anticipo adesso, e poi avremo un riscontro dal loro intervento, la fortuna del racconto è che è un genere testimoniale, si presta molto più degli altri generi, sia dello stesso teatro che per una stagione ha avuto la stessa funzione, e sia rispetto al romanzo. Il genere del racconto ha avuto una fortunata vicenda perché riesce ad essere documentale più degli altri generi, più poi manco a dire della poesia, che è un fatto elitario ed è diventata sempre più elitaria perché pochi leggono, e non dico per colpa di chi è, che molti sedicenti poeti hanno avuto delle scritture paranoiche di un'arroganza stilistica incredibile, per cui alla fine i lettori si sono allontanati dalla poesia, e per cui troviamo, registriamo questa solitudine del poeta. Poeta scrive, è l'anima del mondo, ma nessuno va a verificare, a riconoscersi in quella scrittura. La prosa invece, il racconto come prosa, ha mantenuto questa presa, e di fatto adesso lo vedremo fra poco. Qui i racconti sono una fotografia dei mali della contemporaneità, i giovani anche meno giovani, che vivono alcuni disagi e che in qualche modo poi sono esemplati da queste scritture. Certo, vengono fuori già degli interrogativi. Tutto il mondo è questo? Questo è il mondo che abbiamo davanti agli occhi? Questa incomunicabilità, questa cifra del dolore, della marginalità, della sofferenza, eccetera, tutto questo è il mondo? Dobbiamo intendere il mondo d'oggi, il mondo contemporaneo, alla luce di queste patologie, che sono patologie sociali. E beh, poi vedremo. E certo, uno può anche non estendere il punto nero a tutta la realtà di una superficie. Rimane il punto nero. Però quel punto nero sta lì ed è il nero di una società che o forse ha corso troppo o forse non ha saputo tutelare i propri figli o forse non ha saputo farli crescere. C'è un dovere nell'educazione. Non è vero che dare libertà così, insomma, si ottenga frutti migliori. L'educazione va indicata, stavo per dire imposta, ma insomma non è politicamente corretto, ma insomma per intenderci andrebbe detto, però va indicata l'educazione. C-
c'è una formazione che non è, è individuale, ci mancherebbe, ma che non è solo un fatto del singolo. L'educazione è un fatto collettivo, perché chi viene cresce male, gli effetti di quel male non ricadono solo su di lui, ma ricadono anche su chi sta intorno e per estensione sulla società. E allora è giusto che la scuola si tiri fuori da questi problemi, è giusto che i giornali continuino a parlare di cose solo perché quelle cose X fanno vendere le copie, è giusto che accendi il televisore e ascolti solo alcune notizie, per la miseria, viene voglia di buttare fuori a volte il televisore, è un rosario, ma senza voler profanare la sacralità del rosario, ma un rosario di brutte notizie, di squallidi avvenimenti, insomma. Ed è giusto tacere di fronte a una corruzione che dilaga, che ha portato insomma ad arricchimenti, e poi anche, ma insomma, vedete come il discorso poi si amplia e diventa un fatto appunto di società. E allora bisogna fare il punto, bisogna fermarsi, dire che certa formazione è necessaria e che insomma c'è una responsabilità collettiva nell'indicare, nell'indirizzare, nel formare verso certi valori. Il gusto di recuperare la pienezza, la positività di certi valori. Ora, tutto questo che voleva essere solo un breve preambolo, per ritornare a noi e dire bravi a Miriam Pastorino, che compare come è de lei, alla mia destra, come il padre che è alla destra. Vabbè. Quindi dicevo, è lei che il padre sarei io, ma oddio! No, no, a parte mai, poi insomma il Signore vuole essere, allegra del buon umore, non è vero? Quando ero ragazzo il Signore veniva rappresentato come un anziano severissimo, un occhio nel triangolo pronto a fulminarti con la barba lunga bianca. Ma no, il Signore è allegro, allegria, poi ha creato un mondo pieno di colori, di fiori. Mentre arrivavamo, ho fatto fermare l'editore a fargli vedere un fiore sbocciato sul bordo della strada, che è bellissimo nel colore e nella forma. E pensate, questo lo dico sempre, lo dirò finché vivrò, solo noi esseri umani possiamo vedere i colori, gli animali non vedono i colori, solo noi li vediamo, ma vi pare poco questo, insomma. Noi vediamo i fiori e sappiamo che significa la parola fiori, gli animali no, e quindi è un dono, una grazia della natura, del creato. Tornando di nuovo a noi per la terza volta, scusami Miriam, ma sono problemi così belli. Poi guardate, io ho insegnato tanti anni, ho fatto corsi pesanti, barbosi, pallosi, però i momenti più belli erano quelli del seminario, quando ci si sedeva così in circolo e si parlava di un problema, di uno stile, di una pagina, di un testo. È meraviglioso, ecco, mi sono ritrovato proprio in quei momenti lì bellissimi. Dicevo, il libro è curato da Miriam con una saggezza, un equilibrio, insomma, anche nella scelta delle voci, poi sui personaggi dirà il marito, Dionisio, certo. Però anche se lei è la responsabile scientifica, come si suol dire,
dell'operazione del libro, però dietro c'è la sensibilità del marito, che è uno scrittore raffinato, attento, insomma. Siccome noi, io a casa mia parlo molto con mia moglie, c'è uno scambio continuo, ogni giorno mi caccerà fuori a pedate, mi dà, non ce la faccio più, però è bello. Io mi confronto con lei, le dico i miei progetti, i miei pensieri, le mie scritture, le mie cose. La prima che legge, e me lo deve leggere ad alta voce perché devo sentirlo, poi se lo rilegge in silenzio e mi trova tutti i difetti possibili. Quindi è di una utilità. E quindi io immagino che accada la stessa cosa quando, vero? È così, è il destino di chi scrive, che ha la fortuna di vivere in famiglia con l'altro, l'altra, che hanno la stessa... Che perfettino è lui, eh? Ma guarda Miriam, non è una fortuna, devi dirgli grazie, non mandarlo via. Lo dico anche per mia tutela, insomma, non ti conviene, no? Quindi complimenti a loro due, hanno fatto un bel lavoro, devo dirlo, con tutta la professionalità che ho, insomma. Questo è il mio mestiere, quindi insomma so bene, riconosco subito un lavoro che vale, che valga nella prospettiva della qualità. È un lavoro mediocre, ce ne stanno dei lavori mediocri, se ce ne stanno. Allora, il bello del racconto, qui è un certo numero di racconti. Già ve l'ho detto perché il racconto. Il racconto ha una fortuna incredibile nella nostra società, perché riesce ad essere documento. Mentre un romanzo che pretenda di essere documento, dopo 15 pagine diventa palloso in un modo da essere proprio indigeribile. Il racconto invece, che dura insomma 7, 8, 10 pagine in tutto, quando proprio è lungo, riesce ad esaurire con un linguaggio calzante, senza eccessivi dialoghi, riesce ad esaurire una problematica. Guardate che tutta la vicenda del racconto è iniziato, voi sapete bene, la fortuna del racconto con D'Annunzio, a parte le novelle della Pescara, che è un'antologia tarda fatta agli inizi del Novecento, però tutta la produzione giovanile di racconti, lui le chiamava novelle. Nell'Ottocento il racconto veniva chiamato novella. C'è questo vezzo, anche Verga, tutte le novelle di Verga, Vita dei Campi, che ha segnato, ha scandito il passaggio da una cultura vetera a una cultura neo, a una nuova cultura, è scandita proprio da un libro di racconti, che lui chiama novelle, Vita dei Campi. O pensate alla grande, fortunata vicenda delle novelle con Pirandello. Novelle per un anno, ma sono racconti nel senso nostro, della parola, eccetera. Sarebbe bello vedere perché nell'Ottocento prevale la nomazione novella e perché poi è prevalso il termine romanzo, ma non ve lo dico, vi lascio con questa curiosità, poi se ne volete scioglierla, questa, mi date 500, quando posso chiedere? 600 euro e io in privato vi scioglierò questo dubbio. Quindi insomma una fortuna estremamente calzante rispetto alla natura calzante, pregnante del genere, cioè, ripeto, riesce ad essere esemplare di un mondo. La novella, il racconto, è esemplare di una realtà. Cioè, se non fosse stato così, questo libro non sarebbe nato. Questo libro è nato proprio perché loro lo sapevano, che il racconto poteva essere
esemplare di alcune patologie sociali che poi attraverso la scrittura venivano ad essere significative di un mondo. Ma qual è appunto il taglio di questo libro, entrandoci un attimino dentro? Beh, intanto ve l'ho detto, è una fotografia della società contemporanea nei suoi aspetti più problematici, poi ce li facciamo riassumere. Fornire spazi e possibilità espressive a modi di vita che di solito sono occultati dalla società. E guardate che la società contemporanea occulta tante cose. Io difatti poi non mi spiego questo conflitto che c'è, perché da una parte la società contemporanea occulta il male, ad esempio voi avete riflettuto sulla morte, il processo, ci sono tanti studi che hanno esaminato il fenomeno per cui c'è una rimozione della morte, non si chiama più morto, si chiama feretro, no, insomma a livello linguistico troviamo una rimozione continua della morte, dunque della finitudine e dunque del dolore. Però dopo, quando vai ad accendere il televisore, non c'è altro che una sfilza continua di cose delittuose, violente. È una contraddizione. Ci vorrebbe un sociologo che ci spiegasse perché da una parte la società di oggi del benessere tende a rimuovere quello che non ci piace, la morte, il dolore, la sofferenza, eccetera, e però dall'altra, perché forse fa notizia, si tende a darle quelle notizie, vero? È così, è una contraddizione. Certo, poi la sociologia, l'antropologia culturale, queste cose le spiega, ce le fa capire, però noi abbiamo il dovere di essere vigili intorno a queste cose. Quindi il libro propone tutto questo, è un modo anche di recuperare le cose che non vengono dette e che però ci sono nella società. E qui però io ho insomma qualche perplessità mia, nel senso che leggendo questo libro, e questa è una domanda mia personale, poi lo rivolgeremo ai curatori, sembrerebbe che il dramma nelle diverse forme sia l'unica cifra della società. Ora io non voglio, insomma, io voglio leggere il mondo pensando che ci sia su quel mondo il buio, ma che ci sia anche la luce. Io sono cattolico, quindi leggo il mondo con una visione di principi cattolici. Io penso che, tu sai che c'è anche una serie, un libro di racconti miei, Il colore dei margini, per cui anche nella marginalità più straziante c'è la possibilità, un filo di luce che si introduce e che entra e passa nelle crepe di quel muro e illumina. Io penso che, insomma, il dramma esista, come no? Certo che sì, ma che non possa essere solo, insomma, la cifra. Ora, sì, qui c'è una premessa, Miriam lo dice, che anzi ricorre all'immagine di Golia e Davide, per cui insomma lo scrittore ha questa funzione di scagliare la pietra che butti giù il gigante. È vero, in questa prospettiva la nozione del dramma si attenua, però a me sembra che il dramma esista e che finisca col monopolizzare la lettura del mondo. E questo, insomma, è una mia personale riserva.
E allora il nostro, come indica il sottotitolo Vite, scusate che è quella luce, Sandro deve far metà di che vai da cercarsi, no? Vabbè. Vite sconclusionate, intanto il titolo è Inconsolabili, il titolo dell'antologia Inconsolabili, poi c'è un sottotitolo che dice così: Vite sconclusionate al tempo della irragionevolezza e della paura. E quindi ecco, insomma, è proprio così, quindi è un tempo dell'irragionevolezza. Adesso questa la domanda faremo sciogliere agli autori, sì, certamente. Allora io adesso aspetto a leggere, a vedere, a sbirciare gli altri foglietti, lasciamo la parola a Miriam e poi daremo la parola al marito. Sì. Bene, grazie Moretto, sei stato molto pertinente. Allora, non per niente. Sì, la tua domanda ultima, poi ti rispondo. Il discorso è questo: prima di tutto, grazie all'amministrazione, qui personata dall'assessore alla cultura, non conoscevo, una persona molto gentile, molto brillante. Poi, grazie a ancora al nostro editore Solfanelli, non è un caso che siamo venuti a trovare l'editore in Abruzzo, può sembrare strano visto che viviamo a Genova, ma a Genova non c'era una persona, un editore, ci sono piccoli e medi editori, nessuno aveva il coraggio di stampare questo libro, neanche quello che è venuto prima, neanche quello che è venuto dopo di un'amica che ha scritto Mia madre mi odia, perché non se la sentivano. Solfanelli ha detto io non ho paura di niente e ha fatto tutto. Andando avanti, il ringraziamento a tutto il paese, per me è una grossa emozione essere qua con voi, molti li conosco, ci abbiamo i parenti, l'Esterina, ricordiamo qua volentieri il cugino Rosario che non c'è più, che era l'animatore del corso, ma poi Manola, Rita, Gabriella, Erminio, amici da tanto, poi ce ne sono altri che conosco bene, ora non posso nominarli tutti, però li ringrazio di essere qua e per me e anche per mio marito ovviamente è una grande emozione. Sono più emozionata che a Genova, dove gioco in casa e dove conosco più le persone, che sono meno ospitali, più selvatiche, che per carattere genovese è noto e voi lo conoscete perché avete dei rapporti con Genova, no? Storici. Metà San Vito. Ero andato a Oneglia e a San Maurizio che formano Imperia, Madonna! Tu senti Vitito? Sì, è vero, è vero. C'era andato anche Tonino una volta, una spedizione. Andiamo abbastanza d'accordo, no? Con gli abruzzesi, tutto sommato, sì. Allora, questo andava detto, vorrei che Roberta fai qualche foto anche ai nostri e compaesani, per qua, ai miei compaesani d'acquisto. Così, brava, ma loro, perché me li mettiamo, mi interessa tenerli come ricordo. Bene, ora passiamo a parlare del libro, perché è interessante, è un libro, sono racconti sociali che aiutano, sono un po' come medicina preventiva, sono stati lavorati e pensati un po' in questo senso. Chi sono gli inconsolabili? Gli inconsolabili sono i nostri figli e i nostri nipoti, la gente che è venuta dopo il 68, cioè dopo la mia generazione, quella di mio marito, che si è presa un po' tutto. Era tutto facile negli anni 70 essere giovani, trovavi la casa, trovavi il lavoro, trovavi l'amore. Lo trovavi, avevi un innamoramento favoloso, cosa. Poi sono venuti dopo, hanno distrutto, quelli che sono venuti dopo piano piano hanno perso un pezzetto via via l'altro e si sono trovati molto spesso nelle famiglie altissima conflittualità, quella dove ci sono due persone, che marito e moglie oppure due conviventi, che non si separano in maniera pacifica ma in maniera traumatica e trasferiscono sui figli dei problemi che poi non vengono più risolti, durano tutta la vita, e questo è il nome Inconsolabili. Poi è anche un racconto genovese di Genova, molti racconti tranne uno che è di un amico di Milano che è un sociologo, Frato, un sociologo piuttosto famoso che ha scritto dei saggi importanti,
sono tutti racconti che si sviluppano in una città particolare. Genova non è una città come le altre, è la città che ha la denatalità maggiore probabilmente nel mondo in tempo di pace, una città fatta di vecchi, perché chi è venuto prima è stato talmente egoista di non fare più figli. Ha detto: è più comodo non fare, spendiamo tutti noi, accumuliamo noi e non ci troviamo a dover lottare con bambini irrequieti, via discorrendo. Il pianto del bambino dava quasi fastidio. Piano piano ci siamo trovati, prima abitavamo in un quartiere diciamo più borghese e non c'erano già bambini, non c'erano più bambini, il nostro palazzo era pieno di vecchi. Ora ci siamo trasferiti in una zona più nel centro storico della città e sono spariti i bambini anche da lì. Ci sono gli extracomunitari, neanche più tanti, e figli non, probabilmente non ne fanno neanche più loro, perché bambini che piangono, nella scala non ce n'è nessuno, sono tutti anziani. Quindi questa è la storia, figli nostri, nipoti nostri, e una città in particolare che è Genova. L'interesse che ho cominciato a avere io, perché mio marito scrive romanzi più classici, diciamo, li definirei così, ma mettere l'accento sul sociale è venuta alla sottoscritta, che ho lavorato per lunghi anni in assessorati culturali, specialmente a quello delle istituzioni scolastiche, dove ho visto il mondo che cambiava. Ho visto le mie colleghe giovani di allora, le parlo degli anni, metà anni 70, metà anni 80, che facevano delle cose molto strane, molto molto strane, avevano cominciato a parlare molto male, ultra femministe, via discorrendo, il sesso non esistono più. A Genova è iniziato negli anni 70, andavano agli asili nido, e specie quelli delle zone periferiche, e teorizzavano che il maschio e la femmina sono idee, ma non sono cose reali, e il maschietto doveva giocare con le bambole, la bambina, ma questo è il nido. Diciamo che persone strane, le ho cominciato a osservare e ho cominciato a scrivere dei racconti, che poi ho radunato in un libro che si intitolava Orfani e altre storie crudeli. Abbiamo cominciato, non erano orfani, erano i figli che si trovavano a vivere queste situazioni qua, e prendevo spunto da cose che avevo visto. In questa occasione ho incontrato, ma parlo ormai di più di 10 anni fa, i papà e i padri separati, un'associazione che a Genova esiste da tanto tempo. Sono diventata amica con il presidente e gli ho chiesto se poteva raccogliere delle testimonianze di padri separati di cui lui mi parlava. Lui ha cominciato a mandare in internet questa idea e sono arrivati, ma parlo di decine e decine, forse centinaia di testimonianze. Alcune scrivevano dei tomi così, si volevano sfogare delle loro situazioni. Mi sono trovata in mano un materiale molto interessante, che raccontavano storie incredibili, molto più incredibili di queste che raccontiamo qua. Dicevo: ma è vero, poi li ho conosciuti, erano vere queste storie. A quell'epoca il padre separato non veniva considerato, molto spesso dormiva in macchina, diventava sempre più povero, sempre più pazzo, e nessuno lo prendeva in considerazione. Anche questo signore qua ogni tanto faceva una comparsata alla televisione, da Mare a Venire è stato sbeffeggiato da tutti, preso in giro. C'era la Bernardini Pace, l'avvocatessa, che l'aveva aggredito quasi, lui si tirava sempre indietro, non aveva argomenti. Poi abbiamo fatto questo libro qua, che è intitolato Delirio e la speranza. Qui prendevamo un 6 o 7, quanti erano? Forse di più, racconti. Erano una decina di racconti presi da queste storie vere. Il delirio e la speranza, ti rispondo a quello che hai detto tu, mettere la speranza. Era venuto fuori almeno un racconto di questi che apriva la speranza, perché era intervenuto anche il forum famiglie con cui lavoravo. A Genova c'era l'ufficio della diocesi famiglia e vita, con Monsignor Pigollo, forse Erminio lo conosce, siamo molto amici, adesso a Cuba, ora era a Genova ma era stato poi mandato a Cuba, e lui mi ha detto: ma no, dobbiamo mettere, anche lui mi ha fatto la stessa osservazione, e abbiamo individuato un racconto che era l'apertura alla speranza. Era l'ultimo racconto che era scritto da un padre, quindi una persona di una generazione un po' prima della tua, di Erminio, anche dell'assessore,
e si era comportato in un certo modo, anche era l'ultimo racconto che apriva la speranza. Questo libro ha avuto fortuna perché con l'appoggio poi dei padri separati, i giornali ne hanno parlato, è andato in televisione, ha venduto più di 1000 copie in libreria, cosa che è molto difficile adesso, vendere più di 200 copie con libri, la gente non legge più, legge sempre meno. Dopo è venuta l'idea di far parlare anche i figli, e i figli non cavavi una parola, un ragno dal buco, si dicevi scrivi, manda qualche testimonianza, erano tutti molto abbottonati, piegati su se stessi, chiusi, e la speranza si vedeva già meno ancora perché gli altri reagivano e la nuova generazione si chiudeva a riccio, anche quando alcuni hanno avuto successo nella vita, perché qui ce n'è uno di questi racconti ha avuto successo, diventa una persona con un buon lavoro, studia, però gli rimane questa ferita dentro. Quindi questi racconti qua ti mettono in guardia, guarda, se ti comporti in certa maniera cosa c'è dopo, una lite, un matrimonio mandato a monte che si poteva salvare, dopo non c'è la felicità, il godimento, chissà che, ma c'è un grande buco nero. Ecco, se lo leggete e se lo fate leggere ai vostri figli, è una medicina preventiva. È vero, non c'è molta speranza, però la società è finita in un buco nero che è difficile. Sì, però ecco, voglio dire, adesso se posso intervenire un attimo, ma insomma, la speranza si va educati alla speranza. La speranza è un frutto, una mela che tu insomma vedi crescere, poi quando è matura te la prendi. La speranza è un fatto di educazione, perciò dicevo che la società ha una forma di autotutela, non può pensare che le cose o le dinamiche vadano lasciate lì e che tanto poi si aggiustano da sole. Le dinamiche sociali da sole non sono mai aggiustate, hanno procurato solo drammi. E allora noi siamo cresciuti con l'idea, io almeno insomma, che l'educazione avesse un ruolo, che se andasse a scuola, non tanto per sapere di leggere e di scrivere, ma insomma per crescere con la C maiuscola, educarsi, c'era un trasferimento di saperi che dall'insegnante passava allo studente, ma in questo atto di trasferimento poi c'era la crescita, e quella crescita veniva portata fuori, doveva andare fuori dalle aule scolastiche, quindi nella società, e questa era la prospettiva più corretta. Alla speranza ci si educa. Io mi sono sempre stupito, adesso non voglio aprire un'altra parentesi, ma insomma noi abbiamo 2000 anni di cristianesimo in Occidente, eppure l'Occidente ha da un secolo a questa parte ha registrato tutto quello che poteva registrare di anticristiano, di violenza. È vero, poi c'è un limite. Io non credo che poi comunque vada tutto storto, io l'avevo pure annotato qui e lo dico adesso, io penso che la speranza poi in effetti non muoia mai, e sapete cosa me lo fa pensare? Voi sapete l'inferno in terra che è stato Auschwitz? E lo dico sempre questo, lo ricordo e lo voglio ricordare, perché nessuno ci fa caso, ma se leggete quella scritta che sta all'imbocco di Auschwitz, il lavoro rende libero in tedesco, Arbeit, lavoro, la B, quella B è messa sotto sopra, e sapete perché? Dunque i tedeschi avevano chiamato un fabbro polacco a comporre proprio quella scritta, sotto la violenza naturalmente. Quel fabbro, per affermare, un fabbro cattolico evidentemente, per affermare il valore della dignità,
che non si piegava, era costretto a farlo, a farla quella scritta, ma comunque non si piegava. Beh, quando saldò quelle lettere, l'unica lettera che poteva essere messa all'inverso, senza stravolgere, perché sennò l'avrebbero fucilato, se ne sarebbero accorti, fu la B. E voi, se ci fate caso, anche nei libri di storia, nei documentari, quella B è l'unica lettera, l'unica possibile, che sta sotto sopra. Beh, insomma, se ad Auschwitz uno, un essere, un uomo, di cui non sappiamo neanche il nome, ha avuto la possibilità, la forza, questa bella scelta di opporsi alla violenza affermando la propria dignità, ma io penso che comunque, se, insomma, c'è la possibilità che la dignità possa in qualche modo trionfare. E io penso a questo, per quanto male ci sia, ci sarà, continuerà ad esserci, però con una buona educazione, con gli strumenti giusti che poi abbiamo, disponiamo, insomma, è possibile in qualche modo, non dico salvarci, sarebbe l'ideale, ma insomma sperare che la cosa sia possibile. Ma guarda, Moretti, c'è un fatto che qua, poi passo la parola a Dionisio, cioè a mio marito, c'è già più speranza qua che a Genova, perché in questa piccola comunità abbiamo già individuato il parte Fini, l'assessore, sì, te, tutto, certo. Ma un buon educatore, poi un'altra buona educatrice che è la Roberta, che ho conosciuto da poco, ma si sa far rispettare e sa conosce i termini del suo mestiere. C'è Erminio, che è un sacerdote giovane, certo. E a Genova io non so bene come siamo messi, ma Pigollo non è, è il più giovane, è Pigollo, dai. E poi abbiamo anche Solfanelli, come no? Infatti, che è un editore che ha avuto il coraggio di pubblicare, quindi un pochino più di speranza l'avete sicuramente rispetto a noi. Detto questo, non è che noi non scriviamo questi libri, è perché vogliamo aprire gli occhi e dire stiamo attenti, così non va, cambiamo strada. Ora lasciamo la parola all'abruzzese. Grazie, grazie. Innanzitutto innanzitutto ringrazio anch'io tutti, l'assessore De Nobile che ci ha accolto benissimo, e vabbè, l'editore Solfanelli, e soprattutto ringrazio voi. Moretti, vabbè, l'abbiamo detto certamente Moretti. Soprattutto ringrazio voi che siete intervenuti così numerosi qua, lo dico con una certa emozione, insomma, sono commosso che siate qua, perché in fondo io sono andato via da San Vito molto presto, avevo 7 anni, quindi ho perso, anche se a casa mia si parlava in abruzzese, poi il mondo era quello, si respirava il mondo di San Vito, perché a casa i miei fratelli più grandi parlavano sempre di San Vito, ricordavano gli amici, eccetera. E poi venendo, quando sono arrivato, ho ritrovato anche qui con una certa emozione gli amici dei miei fratelli, di Aurelio, di Cenzino, le mie sorelle. Loro sono diventate più cittadine presto, perché le donne, mia madre diceva, permettetemi una battuta, voi maschi siete tutti coglioni e le donne tutte strozze, per dire, no, la battuta che faceva mia madre, nel senso che le mie sorelle erano più rivolte a fare un buon matrimonio, queste cose, mentre noi eravamo più romantici, noi maschietti, diciamo. Quindi vi ringrazio molto. Venendo al discorso, mi riallaccio all'ultima cosa che dicevate. Beh, la forma, una forma di speranza è proprio nella letteratura. La letteratura come strumento di speranza, perché è vero che la realtà che si descrive qua è spesso presentata sotto forma di incubo. Però
La letteratura è il compito della lettura è quello di colpire i sentimenti del lettore, di fargli sentire, per così dire, nella pancia i drammi che si presentano in questi racconti, nella letteratura, insomma, no? Di produrre in sostanza nel lettore quello che i greci chiamavano pathos, la commozione e l'indignazione in questo caso. E per questa via indurlo a riflettere su un malessere che ci tocca tutti, perché si tratta di un destino avverso che sta colpendo i nostri figli e i nostri nipoti, e che non possiamo più permetterci di trascurare, di assistere inermi a questa deriva a cui vanno incontro i giovani. Dobbiamo trovare il modo di reagire, e il modo di reagire sicuramente richiamo alla religione, perché la religione, adesso tanti sono scettici, insomma, credono poco, però il nostro stesso modo di essere, la sostanza del nostro vivere sono nei precetti della religione. Basta, non si parla mai dei 10 comandamenti, ma per esempio il primo: onora il padre e la madre. Perché i figli adesso sono... la colpa è spesso dei genitori, no? Perché hanno cominciato, appunto, dicevo, dalla deriva del 68, per cui la vita doveva essere solo goduta, non la sofferenza, no, bisognava metterla da parte, ma questa tensione continua verso il piacere e il godimento, alla fine diventa sterile, prima di tutto perché è impossibile essere felici sempre. Ma diventa una deriva devastante nel momento in cui uno dice: la situazione in cui mi trovo non mi soddisfa, mi rende insoddisfatto, mi rende infelice, per esempio col marito, col compagno, con la moglie, allora devo cambiare. Allora cominci a cambiare, ma poi su quella strada non troverai mai la soddisfazione, per cui... Appunto, si diceva l'altro giorno proprio con la Roberta, che parlavamo, ci sono delle famiglie che si sono divise 4-5 volte, hanno fatto col nuovo partner ogni volta un figlio, due figli. Questa è una situazione che non è possibile sostenere. Cioè, non possiamo pensare di vivere come i divi di Olio, anche da un punto di vista economico soprattutto. Non possiamo pensare di vivere come i divi di Hollywood, che sono straricchi, e poi è un mondo quello lì che non può essere a modello, ecco, tutto il mondo, la cultura americana che ce l'hanno imposta perché abbiamo perso la guerra, ce la impongono dal dopoguerra, non è certo quella. Noi siamo italiani, abbiamo tradizioni, ben altre tradizioni che gli americani alle spalle, che partono dalla cultura classica. Il cristianesimo anche si sostanzia del pensiero classico, lo vediamo nel pensiero di Sant'Agostino, di San Tommaso, che avevano letto Aristotele, Socrate, Platone. Ecco, vabbè, non vorrei addentrarmi troppo su questo. Vorrei riprendere però il discorso parlando della funzione della letteratura. Qui abbiamo a che fare con situazioni drammatiche, però ecco, ancora, noi siamo italiani, abbiamo la commedia nel sangue, in alcuni racconti, almeno soprattutto io, ho risolto queste situazioni drammatiche di fondo, però con l'ironia, cercando di ironizzare nei confronti del comportamento soprattutto degli adulti, degli artefici del malessere. No, infatti volevo parlarvi, dopotutto noi gli emiri siamo i protagonisti, quindi privilegio un po' i racconti che abbiamo scritto noi, qui me li sono elencati, aspettate un attimo e poi gli appunti, ecco. Ecco, cominciamo da questo, Cuore in affanno, dove il titolo è già ironico, no? Cuore in affanno richiama la letteratura leggera, no? Il fotoromanzo. I protagonisti sono due persone che si sono messe assieme in età non più giovane,
e siamo alle prese con l'avversione pervicace di una figlia che è pur già sposata e da poco madre, verso la nuova compagna del padre, ritenuta un'intrusa rispetto alla madre già morta, ma separata da tempo dal padre, e non per colpa di lui, ma di lei, in realtà, che ha voluto lasciarlo. Però la figlia si ostina a credere che la colpa sia stata del padre, perché la madre, prima di morire, ha voluto farle credere che lui la maltrattava e la tradiva. Per cui il rifiuto della compagna che il padre si è scelto da parte di questa giovane donna è una sorta di rivalsa contro di lui, una vendetta consumata in nome della madre. In questa nella gustosa scenetta che vi leggerò, si svolge durante un pranzo e si assiste alla maligna volontà della figlia, che si chiama Melania, di umiliare la compagna del padre, Camilla, una volontà che assume la caratteristica della cattiveria infantile, puerile. Ecco, io vi leggerei il passo proprio anche per farvi entrare un po' nel vivo di questi racconti, che possiate diciamo assaggiarne la sostanza. Ecco, parto, è un brano estratto a circa metà del racconto. Ma ecco che, soddisfatti dalla buona zuppa, per così dire già archiviata nello stomaco, tutti accorsero con un amabile sorriso al ritorno di Melania, con in mano un tegame da cui usciva l'odorino stuzzicante di una fricassea d'agnello con piselli. La fricassea d'agnello con piselli è un piatto ligure. Melania procedette alla distribuzione dei pezzi e a questo punto Camilla ebbe un piccolo sussulto, perché si ritrovò nel piatto una porzione piuttosto ridotta rispetto a quelle degli altri, quasi fosse una bambina, perché scrutando con la coda dell'occhio nei piatti degli ospiti più piccoli, notò che le loro porzioni erano più o meno simili alla sua, solo che il suo pezzo d'agnello era più osso che carne, e ciò era molto spiacevole perché, per spolpare l'osso a dovere, avrebbe dovuto usare le mani e i denti anziché il coltello e la forchetta, e questo lei non l'avrebbe mai fatto. Ma decise di non dare importanza alla cosa, poteva non essere stata intenzionale. La padrona di casa aveva distribuito i pezzi con una certa rapidità e forse non si era resa conto di aver fatto con lei una scelta infelice. Ma restò senza fiato allorché, incrociando senza volere lo sguardo di Melania, fisso con un'inequivocabile gioia maligna sul suo volto, in cui forse si leggeva un po' del suo disappunto, capì che la scelta del piccolo pezzo d'agnello, tutt'ossa, era stata intenzionale, e come se lo era stata, altro che frutto di sbadataggine o del caso. L'incrocio degli sguardi avvenne per una frazione di secondo, poi Melania si era volta altrove per dire qualcosa agli altri coi suoi modi amabili e distesi, ma Camilla strizzava gli occhi per l'incredulità davanti a quella smaccata volontà di umiliarla, una volontà puerile da bambina cattiva, ma proprio per questo bruciante come uno schiaffo. Mi sentite bene? Mentre gli altri continuavano a chiacchierare amabilmente, lei taceva, ansimando, sfiorando perplessa e incerta col coltello la sua carne senza osare toccarla, bloccata nel timore di produrre solo dei rumori molesti delle posate contro il piatto e di esporsi all'attenzione degli altri e di rendersi ai loro occhi ridicola e patetica nella vanità dello sforzo di scarnificare l'ingombrante osso che aveva davanti. Risolse di portare alla bocca solo i piselli, ma anche questo le era difficile perché il suo turbamento interiore si manifestava in un piccolo moto convulso delle labbra. Con uno sforzo della volontà cercò di ritrovare la calma, ripetendo a se stessa: «Ecco, sono calma, riacquisto il controllo di me stessa, sto riacquistando il controllo di me stessa». Cosa che in effetti avvenne, ma la sua fronte era imperlata di goccioline di sudore, le asciugò con moto rapido avvalendosi del tovagliolo.
Forse nessuno si era accorto del suo turbamento, certamente non Alfredo, il suo compagno, che badava a chiacchierare col suo vicino. Lo guardò con astio, risentita. L'aveva consegnata al malanimo della figlia con estrema leggerezza, sottovalutandola o addirittura fingendo di ignorarla. Lo odiò in quel momento, ma ormai aveva riacquistato la calma e si applicò perfino a scarnificare il suo osso, ricavandone un pezzetto di carne che ingoiò con disinvoltura, lasciando poi stare il resto della carne attaccata all'osso e un residuo di piselli, e spingendo un pochino il piatto sul tavolo per significare sazietà, almeno di quella portata. In seguito venne portato in tavola un vassoio di frutta e Camilla scelse con ostentata disinvoltura una pera che sbucciò coscienziosamente, scambiando anche parole pacate con Alfredo, con l'uomo seduto accanto a lei e abbozzando perfino un sorriso. Infine fu la volta della torta, una grande pan di Spagna infarcito di crema e con la panna montata in cima, accolta con brontolii e grugniti di avidità dagli adulti e gridolini d'entusiasmo dei bambini. Melania si impegnò puntigliosamente nella divisione, tagliando fette una dopo l'altra, non con la comoda paletta dei dolci, ma con uno di quei lunghi coltelli d'assassini, affilati come rasoi, che ella dimostrava di saper usare con perizia, riempiendo via via i piatti che lei stessa afferrava o che le porgevano i commensali. Camilla, per discrezione, o meglio per orgoglio, evitava di porgerle il suo piatto. D'altronde la sua impressione era che Melania la ignorasse di proposito e fosse soprattutto impegnata a colmare i piatti degli altri. Basta. No, perché c'è dell'altro, non pensate che abbia letto. No, poi continua l'umiliazione, si fa ancora più. È molto bello poi il racconto a questa densità narrativa. E continua, è molto bello poi il racconto a questa densità narrativa che è propria del genere, proprio, per cui si legge bene. Poi il romanzo, uno insomma deve mettere i segnali quando arriva una pagina, ferma, poi deve ricordarsi di quella. Il racconto invece va che uno può arrivare alla fine, poi si ferma e dopo ricomincia con un altro racconto, insomma, quindi è molto bello. E certo, l'avete visto, è uno spaccato della società, e con queste belle narrazioni, questi interni, insomma, con i problemi dei figli che nascono da matrimoni multipli, accoppiamenti multipli, insomma. E poi sì, a me personalmente ha colpito la storia dei padri, dei mariti separati. C'è tra i racconti, un racconto di Leila Zigliotti, che ha scritto appunto un romanzo pubblicato da Solfanelli, perché mia madre mi odia, questa legge, non perché, senza perché, mia madre mi odia, sì, che poi ho anche recensito, insomma, tempo fa, proprio questo universo che di solito si ignora. Perché? Perché la cultura ci ha abituati, la cultura nostra sociale, ci ha abituati a pensare la donna come la parte debole del matrimonio e dunque tutte le risorse del marito volte a garantire alla donna la continuazione di un'esistenza pari a come l'aveva quando c'era il marito. Per cui, insomma, la moglie separata continua una vita normale, insomma, ma il marito entra nel tunnel della miseria, perché la casa viene affidata alla moglie, i figli vengono affidati alla mamma, e quindi il marito si trova con un carico notevolissimo, i cosiddetti alimenti, insomma.
e poi perdono tutta la dignità. Io ho letto quel romanzo della Zigliotti, ma con stupore, anch'io francamente non pensavo a quella dimensione così drammatica degli uomini ridotti proprio. E poi se capitava a decidere che c'era una giudice donna, finito. Se magari c'era un giudice maschio, allora la sentenza poteva essere un po' più equilibrata. Ma se c'era, lei narrava appunto di due livelli di sentenze tutte pronunciate da un giudice donna, per cui insomma la seconda volta sto povero padre era entrato in aula boccheggiando quando si è vista la giudice. Fortunatamente dopo la terzo processo, non mi ricordo, insomma, c'era un giudice maschio che ha ristabilito un po' l'equilibrio, però è un dramma. È un dramma perché deve mantenere la moglie, deve mantenere i figli e poi dovrebbe pagarsi l'affitto, deve pagarsi l'auto, gli avvocati, ricomprarsi la macchina, se, perché lei si frega anche la macchina, e insomma diventa una tragedia. Sono universi che si aprono con la lettura di questo libro. Universi, tante prospettive. Certo, a chi non piace pensare ad un mondo diverso, a un mondo più con il sole che con il buio, però è così, vero? Allora, cosa possiamo aggiungere? Se vogliono fare qualche domanda. Sì, qualche domanda, come no? Ah beh, la roba è... Sì, sì, poi acquistate il libro, leggetelo e noi d'estate stiamo qua, quindi anche lungo il corso possiamo fermarci a parlare e chiedere, anzi sarebbe molto bello. Si dovrebbe fare così, uno presenta un libro e uno ascolta perché deve ancora leggerlo, poi uno compra il libro, lo legge. E poi quando ci si incontra, sai che bello che sarebbe? Ci si incontra, oh, senti scusa, io ho letto quello, ma che te, è vero, è così, insomma, uno parla. Se avete la sfortuna di fare la domanda a me, allora portatevi lo sgabello e portatevi il panino di ristoro, perché io non vi libero poi do così. Cioè, poi vi tengo e poi mi dovete sentire per tutto il tempo. Però intanto adesso qualche domanda potete fare. Siamo ancora una cosa che è interessante. Tra questi racconti ce n'è uno intitolato Pornografia. E quello apre di questo amico sociologo, che è un sociologo di Milano appunto, che ha fatto dei saggi su questo malessere contemporaneo. La pornografia porta all'impotenza e distrugge le famiglie. Questo lo sanno in pochi, perché il sesso spinto vede sempre una scena che supera l'altra e la moglie non ti interessa più, ma proprio in assoluto non ti interessa più la donna. E quindi c'è un matrimonio rovinato su questo. Magari uno non ci pensa, un vizietto magari ridicolo, ma sembra innocuo, invece è fatale. Sì. È utile anche questo, uno studio che sono recenti, che è venuto fuori questa cosa qua, ma non lo sapeva nessuno. Quanto è che va avanti? Fate qualche intervento. Qualche domanda? Sì, prego. Qui ci sono molti nonni e molti genitori di una certa età. Mi riferisco ai nonni. E noi siamo figli del dopoguerra in un certo modo. I nostri genitori ci hanno inculcato qualcosa di severo, il rispetto, le amicizie, le conoscenze, eccetera. Abbiamo trasmesso questo ai nostri figli. I nostri figli non hanno in un certo modo trasmesso questo ai nipoti. E quando io faccio qualche richiamo giusto al nipote, cioè viene a colazione, si alza, lascia la tazza, non se la mette a posto, i figli mi rimproverano dicendo gli stai troppo addosso.
noi nonni come dovremmo comportarci? La frutta. Stare zitti. Per i figli, non per i nonni. Infatti ricordiamo la frutta, mia asa che era la maestra a scuola, faceva mettere le mani così e con la riga. L'ha avuto la maestra Perini. Per la miseria. Quindi veramente è una difficoltà. O stiamo zitti o facciamo finta di non vedere, perché è il peggio, ma anche altre cose, per esempio fino a tardi su letti la mattina a zompare, eccetera, a dormire fino a tardi il pomeriggio, sono cose che noi non concepiamo più, però dobbiamo stare zitti ancora o intervenire qualche volta. Vuoi rispondere tu, Miriam? Ecco, siamo state anch'io da madre, mi sono comportata così con mio figlio, gli abbiamo dati tutte le, per fortuna è andato negli scout e negli, non proprio per, insomma, era figlio unico, si è salvato, è andato negli scout, un ragazzo serio, lavora, cioè, però erano i tempi, erano questi, dovevi essere l'amico del figlio, non dovevi, questo è molto sbagliato, è un errore. Esatto, io qua lavorando un assessorato alla scuola l'ho proprio visto questa deriva. A un certo punto sono arrivati dei intellettuali, dei pedagogisti così molto, molto inseriti nelle novità, che dicevano che la cattedra non doveva essere rialzata ma a livello basso, perché bambini e insegnanti erano sullo stesso piano e l'insegnante aveva qualcosa da imparare anche dal bambino. Sono cose folle, perché diverse sono le responsabilità. Allora bisognerebbe far marcia indietro, ma è difficile, ecco. Infatti quel futuro del quale parlavate, le ragazze ai giovani, non lo so se noi lo vediamo. In pratica dal 68 qua è stato abolito il principio d'autorità, è lì l'errore. Una comunità si distrugge se manca il principio d'autorità. Per esempio a scuola l'autorità è il maestro, l'insegnante, non può considerarsi l'amico degli alunni. Lui insegna l'ABC, ma insegna anche la vita, l'educazione, no? Se smette di esercitare questo compito, si assiste poi alle cose, prendono le botte. Sì, l'effetto è questo. Senta, la pedana della cattedra non indicava un'autorità, anche se insomma l'insegnante deve mantenere la sua autorevolezza, ma serviva solo per permettere alla voce dell'insegnante di arrivare fino in fondo, insomma, tutto lì, perché se stai basso la voce urta con le prime file lì di banca e non arriva in fondo. E io insomma ho insegnato a volte in aule con la cattedra senza la pedana ed era una fatica. Allora sì, mi alzavo io in piedi, cioè, però era una fatica. La pedana aveva una funzione solo pratica. Poi, come no, il docente è il docente, l'insegnante, il professore, il docente, insomma. Io facevo lezione, adesso in congedo, in pensione, dalle 8 alle 10. Io alle 8 e 5 chiudevo la porta, non si entrava più. Una porta che non era chiusa a chiave, era solo accostata, ma gli studenti sapevano che o venivano per le 8, me l'avevano chiesto loro di fare lezione per non far coincidere la lezione con altre lezioni, di fare dalle 8 alle 10, senza l'intervallo alla fine della prima ora, per cui finivamo alle 10:20, insomma, all'incirca. E io chiudevo la porta, beh, insomma, c'è un rispetto. A me dovevano dare del lei, professore, lei che dice, non neanche il voi, a volte venivano questi ragazzi, ma questo che dice, eh? Che dice? Ah, beh, ecco, appunto, dammi del lei, il voi, anche se a me piace, essendo abruzzese, è una nostra caratteristica meridionale, il voi mi piace molto, però poi devono abituarsi anche ai rapporti formali.
Ecco, insomma, quindi sì, però io guardi, lei l'ha detto, Dionisio, l'hai detto più di una volta, la colpa del 68, che ora è vero, il 68 è stato questo ed altro, però io non credo, insomma, che tutto risalga lì. C'è stata una, come dire, un deperimento della società, ma dettato da più ragioni. Quelli del 68 poi hanno fatto il 68, se non facciamo nomi, non facciamo neanche cognome, ma li sappiamo bene, gente che ha fatto, diceva di fare il 68, di essere rivoluzionari, poi si sono accaparrati i posti migliori nelle TV, nei giornali, negli organi di informazione, hanno pensato a tutt'altro, poi stanno ancora lì a ingrassarsi, insomma. Oh, poi caricandosi di tutti i privilegi, eccetera, 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 sperando che, insomma, la figura del padre, certo, è l'Occidente comunque, è tutto l'Occidente che io sono combattuto da un'altra, quando faccio questi discorsi. Io, a me piace la storia, so che tutto nasce e tutto finisce, e quindi ci sono state civiltà notevoli, è finito il mondo fenicio, il mondo greco, il mondo latino, i longobardi, noi l'abbiamo avuto qui in Abruzzo fino al Benevento, i longobardi, le grandi gli etruschi. Sono tutte civiltà, tutto finisce. Ma chi poteva mai pensare che l'Unione Sovietica sarebbe crollata così? Uno pensava, no, a una vicenda apocalittica. Avevano stipato decine di migliaia, centinaia di migliaia di testate atomiche. Uno pensava a una fine apocalittica. Chi poteva mai pensare che finiva così? Tutto finisce, grazie a Dio, tutto finisce, tutto rinasce, cioè, io di questo sono convinto. Allora, quando penso alla decadenza dell'Occidente, da una parte la cosa mi è drammatica, perché insomma l'Occidente è stata la cultura del mondo, l'Europa e l'Occidente hanno fatto il mondo come lo conosciamo. Il senso della bellezza, il senso dell'arte, la civiltà, è tutto frutto dell'Occidente. Sì, ma anche, e poi in particolare dell'Italia. Voi sapete che il 90% dei monumenti e dell'arte è qui in Italia, insomma. I paesi più piccoli, come Santa Polinare, c'ha i suoi gioielli architettonici, artistici, estetici, cioè. E quindi da una parte ho il dramma di una grande civiltà e dall'altra però so che ci sono dei processi irreversibili. Finirà, la cultura occidentale finirà, niente eterno. Vorrei che finisse però in un modo plausibile, senza danni. E così anche questa pressione che abbiamo dall'Africa, dai paesi poveri, ma la storia ne ha registrati tanti. Ma perché è caduto l'impero romano? L'impero romano, la grande civiltà del mondo classico, quello che aveva inciso sul bronzo i diritti, noi in Abruzzo abbiamo fatto una guerra contro Roma, perché volevamo essere romani. A Corfinio, dove si coniò la prima volta il nome Italia, noi combattemmo contro Roma e li sconfiggemmo, ma non per essere liberi da Roma, perché volevamo essere inclusi nella Repubblica, allora c'era Roma, e volevamo essere romani, ma pensate un po'. Eppure quella grande civiltà che per la prima volta aveva inciso i diritti
sulle tavole di bronzo, quella civiltà è scomparsa. Sotto la pressione dei barbari, quelli che noi chiamiamo barbari, poi erano altri popoli con altre civiltà, con altra civiltà. Tutto finisce, finirà anche la cultura occidentale, questa che abbiamo davanti agli occhi e che sta finendo. Ecco, vorrei che finisse però senza traumi, come è crollato l'Unione Sovietica senza generare apocalissi, vorrei che finisse il mondo occidentale aprendo ad un'altra civiltà, ad altre forme di civiltà, senza però il dramma, l'angoscia che stiamo provando. Almeno che si conservassero, il grande patrimonio d'arte che abbiamo, perché è l'unico. Nonostante i vandali non hanno rispettato ci sono nulla. Stati anni però bui, beh, bui no, non erano bui assolutamente, no, non erano bui, infatti anche questo, no, se si questo pensa è un mito. L'illuminismo che vedeva tutto in termini di ragione ha detto che quelli erano secoli bui perché castellati, perché avevano una paura matta stare sotto. Ma perché venivano appunto i brigati. Beh, anche qui da noi, ma lì i turchi arrivavano, ma non perché qui noi fossimo ignoranti e avessimo un periodo, anzi avevamo tutta la civiltà della costa, si è sviluppata sulla parte collinare. Se voi vedete a partire dal Teramano che ci riguarda, fin giù al Molise, tutta la parte collinare è stata la grande civiltà, le tipografie, i giornali, il giornalismo, tutto, e la letteratura, la poesia, si è sviluppato l'artigianato, tutto sulla fascia collinare, la grande civiltà. Certo, queste venivano a noi, ma mali turchi ancora oggi le abbiamo. Ma noi eravamo la civiltà, però. Perché veniva dal nord. No, non è così. Insomma, la storia dei secoli bui inizia con l'illuminismo. Fu gli illuministi che vedevano la vicenda in termini appunto di pregiudizi da liberare attraverso la ragione. E siccome quei secoli lì erano fortemente spiritualistici, più cose, ma quello alto era buio, paura, invasioni, morte. Ma no, guarda, non è così. Vabbè, non dobbiamo fare. Poi possiamo, se volete, una serata ci mettiamo qui alla buona e diciamo cosa fu effettivamente. I secoli bui hanno costruito le grandi cattedrali che erano anonime, quindi sono ancora in piedi. Ma un po' dal terzo secolo fino a quelle cattedrali. Vabbè, poi ci sono stati movimenti. Ma insomma, crolla Roma. Se fosse stato così, dopo il crollo di Roma, noi dovremmo avere la cenere. Avremmo dovuto avere la cenere e invece no, c'era la struttura della chiesa che era anche più capace. E poi dal punto di vista teologi, i grandi pensatori, la grande poesia, perché ma deve aspettare, ma anche da un punto di vista della tecnologia. Noi adesso quando apriamo un rubinetto, Erminio dai, vieni. Ecco, sì, c'è la domanda. Senta, tornando a noi, secondo voi quanta parte ha avuto il sistema politico nell'indirizzare l'educazione verso questa deriva? Tanta. Ma sì, ma quanti insegnanti si sono accorti di questi condizionamenti che sono? Dunque, guarda, la classe politica, adesso non dobbiamo fare politica, però facciamo cultura. Cultura facciamo. La classe politica sì, ha avuto delle responsabilità terribili, perché noi abbiamo avuto nel tempo una classe politica che ha pensato solo ai propri benefici. Io conosco un politico che ha 4 pensioni più. Noi non li possiamo cumulare
loro li cumulano, non solo, ma ogni volta che finiva il mandato alla regione, al senato, alla camera, hanno preso centinaia di milioni di liquidazioni. In più sono stati lì a mangiare, sai, la buffetta della camera del Parlamento. Un pasto completo costava 1300 lire, un pasto completo, ma ti farei vedere. Quindi noi insomma abbiamo avuto una classe politica che ha saccheggiato letteralmente lo Stato, insomma. Non voglio offendere nessuno, ma questo è alla luce della storia. Sì, abbiamo avuto insegnanti, pedagoghi, che si sono accorti di tutto questo e l'hanno denunciato, come no? Abbiamo avuto libri, movimenti, ma non è servito a niente. Non è stato ricepito, certamente. Che altro c'era? Chiudiamo. Anche da un punto di vista culturale. Ciao. Anche da un punto di vista culturale, dal dopoguerra in qua, le magnifiche città, anche i piccoli borghi disseminati in tutta Italia, sono stati presi d'assalto da un'urbanistica, un concetto urbanistico, da un'architettura orribile. Pensiamo alle grandi periferie cosiddette popolari che erano anche Roma stesso, no? I suburbi che nascevano erano fatti dagli architetti. Infatti avevo un amico architetto che ha detto: noi dovremmo impiccarci tutti perché abbiamo distrutto l'Italia in questo modo. L'Italia era un paese meraviglioso da un punto di vista del paesaggio, da un punto di vista dell'urbanistica, dell'architettura. Adesso ci sono delle isole, no? Le cosiddette città d'arte, la stessa Genova ha un centro storico bellissimo, caratteristico, però è circondata da periferie squallide, disumane, no? Che incidono anche sul comportamento degli individui. Vivere all'interno di queste isole orribili, no? Vabbè. Ho portato una nota di Erminio, darà una parola di speranza. Concordo con il professore sulla speranza. Meno male che c'è e anche ci permette di andare avanti. E no, una bella immagine di, pensavo mentre lei parlava, professor, così anche come Miriam e Dionisio ci dicevano, l'immagine di Peggy, questo autore del francese che mi ha accompagnato molto, la bambina irriducibile, no? Che trascina e si nasconde tra le vesti delle sorelle maggiori, la fede e la carità. La speranza ci salva, l'ha detto anche Benedetto XVI, no? Nell'enciclica Spes Salvi. E se togliamo quella, non ci rimane nulla. E allora in questo scenario che, Miriam, tu non ho letto ancora il testo, poi lo prenderò, ci faccio i conti tutti i giorni, perché con i ragazzi in parrocchia, e le nostre chiese sempre più vuote, i paesi, io sono parroco a Pretoro, un paesino di meno di 800 abitanti, siamo 700 e qualcosa effettivi, c'è tutto questo spopolamento. Quest'anno sono stato fortunato, ho avuto la prima comunione e tre bambini, quindi c'è poco materiale umano, no? Quindi assistiamo anche a questo che tu hai detto, anche nei piccoli paesi lo spopolamento. Però non togliamo la speranza e non togliamo neanche alle famiglie il ruolo della loro vocazione. Quindi questo deve essere, la Chiesa deve lavorare molto su questo.
Esatto. Esatto, e non dimentichiamo anche che anche i vescovi hanno dedicato insieme al Papa anche 10 anni all'educazione, che è un tema importante e che dobbiamo portare avanti. Diceva prima la professoressa Scagliarini, l'impegno politico anche nella società, impegno civile, questi valori che mai dobbiamo tralasciare, soprattutto nei giovani, inculcare. E poi c'è la speranza che ci salva. La speranza è proprio questa, nell'impegno, sì, che uno deve mettere, no, nel far vivere la speranza, cioè nel realizzare. Certamente. Va educata, sì. Sì. Ti devi da fare, sì, l'impegno ovviamente, anche a partire dalla scuola, a partire soprattutto nella famiglia, che è la prima cellula educatrice. La scuola, sì, sicuramente, è la Chiesa che... Il Papa ha ricordato all'Assemblea CEI 3 sono i problemi, ha detto ai Vescovi, di cui era preoccupato. E al primo posto ha messo appunto la mancanza delle vocazioni. Io mi occupo anche di vocazioni in diocesi e quest'anno non ho ragazzi in una diocesi di 150 parrocchie, non è Genova, 350.000 abitanti dicono sì al Signore, si vogliono impegnare per tutta la vita in questo seriamente. La fedeltà, sì, certo. Concordo col professore per l'alto medioevo, un'epoca bellissima, sì, il pluriluminismo, sì, ma certamente, però c'è stata anche bella produzione. Una piccola domanda, professore, in questo quadro che ha tracciato, no, che sembrerebbe di pensare, no, al tutto si crea, tutto si trasforma, nulla si crea, nulla si distrugge, no? La Chiesa Cattolica come la vede? Questa è la grande domanda, perché io sono cattolico e questa domanda me la faccio tutte le volte che trovo un problema. La Chiesa deve tornare ad essere evangelica. Io credo molto all'esempio nei comportamenti, la parola è importante, certamente io se non credessi nella positività della parola non potrei scrivere, non potrei fare. Ho fatto una vita l'insegnante, una vita che scrivo. Il mio primo libro l'ho pubblicato nell'ottobre del 68. Sono quest'anno 50 anni che io pubblico, quasi 17 anni, 18 anni. Quindi, insomma, mi credo sempre nell'uso edificante della parola, però prima ancora della parola io credo nell'esempio. Ora la Chiesa ha tanto da farsi perdonare. San Giovanni Paolo II aveva cominciato proprio col chiedere perdono. Io ricordo proprio qui a San Vito, non voglio fare nomi, però io adesso sto scrivendo un romanzo e la chiudo qui. Non voglio fare né esempi né nomi, che sono ancora vivi nella memoria di tanti. E la Chiesa deve farsi perdonare tanto. E come? La parola, sì, c'è il Vangelo che è la parola per eccellenza, va predicata, perciò bisognerebbe tornare a un'evangelizzazione qui in Occidente, in Italia, non in Asia o in Africa. E poi l'esempio, la carità. Insomma, i sacerdoti dovrebbero ricordare, dirlo e farlo presente ai fedeli, che c'è l'unico modo per salvarsi. Avevo sete e non mi avete dato da bere. Avevo fame e non mi avete dato da mangiare. Ero nudo e non mi avete messo.
la carità, San Paolo dice, puoi avere tutta la fede che vuoi, ma se non hai la, se non pratichi la carità, non ti salvi. E la carità è l'esempio, la soccorrevolezza. Ecco, io mi fermo qui, ma questa è la Chiesa del futuro, ma non è il momento. C'è mia moglie qua che stasera mi lascia fuori, che non ce la fa più. Si vede che era interessante, dai, l'argomento era... Va bene, signore, se volete io posso star lì. Vi ringraziamo tutti. Vi farò la dedica. Grazie a tutti.